Ritrovati con la rassegna stampa, questa è la prima edizione di oggi, cari amici, in studio con voi Rosario Moreno. Iniziamo subito con la lettura delle notizie nazionali. Il governo valuta nuove restrizioni, Ricciardi dice chiusure nelle zone più esposte, anestesisti dicono terapie intensive a rischio in 10 regioni. Preoccupa l'accelerazione dei contagi delle ultime settimane. Il capo delegazione PD, Franceschini, chiede un vertice già al rientro del Premier da Bruxelles. Ambienti del Comitato Tecnico Scientifico riferiscono la necessità di restrizioni già nel weekend. Il coordinatore smentisce pressioni, dice ma siamo pronti a discuterne. Consigliere del Ministero della Salute dice chiudere punti di aggregazione nelle zone in cui il virus sta circolando. Coronavirus, anche la Germania sfonda quota 7.000, nuovi record giornalieri. In Argentina superati 17.000 contagi, i numeri di Berlino in questo momento ci sono. 655 persone sono in terapia intensiva. Si teme una crescita esponenziale dei positivi. Nuovo record giornaliero anche in Argentina, con 17.096 casi e 421 morti. Effetto Covid, seconda ondata, i medici in fuga dagli ospedali, stanchi, stressati, demotivati, in molti casi anche pesantemente traumatizzati dalla necessità di aver dovuto scegliere nel pieno dell'emergenza della primavera scorsa chi ospedalizzare e chi no, tanto da non voler ripetere un'esperienza drammatica che ha lasciato cicatrici profonde. Così i medici specialisti lasciano le corsie degli ospedali. Napoli, la rivolta di mamme autisti dei bus contro chiusura a scuola decisa da De Luca. De Magistris ha detto che è solo l'inizio, così fino a Natale. Sit-in cortei sotto la sede della Regione Campania dopo l'ordinanza che impone la didattica a distanza fino al 30 ottobre. Gli operatori chiedono aiuti economici. Il sindaco del capoluogo campano ha detto che è una escalation che porterà al lockdown. Comunque ci sono ancora proteste ad Arzano. Disponibile vaccino influenzale omeopatico. C'è un cartello truffa questo, esposto in diverse farmacie. Burioni dice che è grave. L'ordine dei farmacisti dice segnaliamo i casi. Una prassi non nuova ma più pericolosa adesso che i vaccini anti-influenzali, quelli veri, sono richiestissimi in funzione anti-Covid e ancora introvabili. Il virologo dice molto grave che dei medici diano la falsa illusione di essere protetti e anche la casa produttrice dice non esistono vaccini omeopatici. Passiamo alle notizie da Napoli e dalla Campania. Scuole chiuse in Campania, c'è la manifestazione sotto la regione che dice provvedimento insensato. La decisione di De Luca appunto di chiudere le scuole in Campania fino al 30 ottobre dopo l'impennata di contagi, ieri addirittura ha superato i 1.100 positivi, sta raccogliendo la comprensione di chi spera in tal modo di contenere l'epidemia e critiche in chi vede penalizzati come sempre in questa emergenza i bambini e i ragazzi. Focolai nella RSA di Portici, morti due anziani. Entrambi hanno soggiornato nella RSA di Portici, dove è stato scoperto un focolaio. Entrambi hanno perso la vita nelle ultime 24 ore. Sono deceduti quindi due anziani che sono stati ospiti della casa di riposo Pio XII. Si tratta di un ultraottantenne che era ricoverata al Covid Hospital di Bosco Trecase e di un'anziana che era ancora all'interno della struttura di Portici. L'uomo era stato trasferito nell'ospedale dopo aver contratto il virus. Positivo su nave da crociera, turista trasferita dal porto di Napoli ad Avellino, un 78enne di nazionalità francese è stato ricoverato nel reparto Covid dell'ospedale Moscati di Avellino. L'uomo è arrivato in Irpinia direttamente da un elicottero partito dal porto di Napoli. Era in crociera su una nave di una nota compagnia di navigazione. Notizie dal Friuli Venezia Giulia. Lavoriamo con il governo per evitare nuovi lockdown. Il governatore Fedriga sta monitorando i numeri del contagio. Dice dobbiamo valutare su più settimane come evolverà la pandemia. La regione segue con la massima attenzione l'evoluzione della pandemia dopo il boom di mercoledì con 182 nuovi contagi, un dato record dall'inizio della pandemia. Si sono registrati altri 136 nuovi casi, ai quali si sono aggiunti due decessi.
Viaggiano con 5 gattini stipati in un unico trasportino. Grazie a una segnalazione, la Polizia di Stato ha fermato un autocarro e denunciato per traffico di cuccioli 2 cittadini ucraini. Nei giorni scorsi un cittadino ha segnalato alla polizia un autocarro con targa ucraina in transito al casello autostradale di Villesse, che trasportava in modo anomalo alcuni animali. Furti in abitazione, 3 persone in arresto. I carabinieri di Pordenone hanno eseguito le misure cautelari disposte dal GIP a carico di una banda responsabile di una lunga lista di colpi. Nella mattinata i carabinieri del nucleo operativo e radiomobili della compagnia di Pordenone hanno eseguito le ordinanze disposte dal GIP di Udine Daniele Faleschini Barnabà a carico di 3 persone accusate a vario titolo di furto in abitazione. Nel mirino dei colpi ammessi, appunto, sono i colpi che sono stati commessi sono a Martignacco, a Conegliano, a Porsia, a Bruniera e a San Vendemiano. Bene, cari amici, con questo è tutto. Termina qui questa prima edizione di oggi della nostra rassegna stampa. In studio con voi Rosario Moreno. Buon proseguimento con la programmazione.